Premessa del contenuto che vedrete all'interno di questo video, non ne so neanche io molto, perché siamo su Sparking Zero per computer ed ho installato qualche mod, le mie prime mod, o meglio le prime mod in assoluto di Sparking Zero che siano mai uscite, e ragazzi non me le ricordo nemmeno io perché ne ho installate un po', sparse di qua e là su alcuni personaggi, e però probabilmente qualcuna la inizieremo a vedere già direttamente dal menu. Ma prima di iniziare mi raccomando un bel mi piace a questo video e fatemi sapere magari se volete una mini guida sul come installare le mod su Sparking Zero. Ed ecco qui, per l'appunto, subito proprio, non ho manco finito di dire, abbiamo un CJ che vola, la Capsule Corporation insieme a Beerus, Whis, Vegeta, Bulma, Cici eccetera, un CJ direttamente da GTA San Andreas, pensate un po'. Quindi portiamoci all'interno della battaglia, allenamento insomma, ed andiamo a vedere e bene, molto bene, ancora vai. Ragazzi, ma è bellissima questa cosa che se vai a mettere una mod su un personaggio poi te lo ritrovi anche all'interno del menu. Questa cosa è fighissima, mi sta facendo spaccare. Cioè è bellissimo, guardate Gohan tra l'altro come guarda Rufy Gearfield. Cioè incredibile questa roba, incredibile. Allora vai, lanciamoci subito nelle battaglie offline e andiamo a provare queste mod. Che attenzione, c'è da dire questa cosa. Si tratta ragazzi semplicemente di delle skin, di dei reskin. Attualmente in questo momento la scena modding, che ha passato tra l'altro a quella spalla, cioè c'ha la spalla destra, la spalla sinistra in realtà, perdonatemi. La spalla sinistra che non si capisce cosa c'abbia, c'ha qualche strana roba, ma lasciamo perdere. Vi stavo dicendo, si tratta semplicemente dei reskin ragazzi attualmente, cioè semplicemente di dei personaggi, di dei modelli applicati o meglio sostituiti ad altri modelli, ok? Quindi no, non è per niente la scena modding che avevamo su Xenoverse con dei personaggi proprio rifatti o nuovi di pack, ok? Mi raccomando. Quindi vedrete delle cose molto strane. Ora, io non mi ricordo onestamente. Ah! Cioè praticamente CJ si va a piazzare su ogni Goku. Io non l'avevo capita questa cosa. Ah, e anche sulle trasformazioni. Vediamo se cavolo, quindi praticamente Goku, tranne il Kid a quanto pare, diventa letteralmente CJ. Quindi molto bene. Direi quindi di andarci a fare una fight con il buon CJ ed andrei ad affrontare, perché no, proprio Rufy Gearfield, che viene piazzato, come vedete, come reskin di Piccolo. Quindi vai, facciamo così. Allora, io però mi porto dietro soltanto un Goku, onestamente, perché altrimenti risulta troppo impari. Bene, vai, inizio battaglia e vediamo un attimo come funzionano queste mod. Bellissimo, un grande CJ. Ma cos'è questa cosa? Ma cos'è questa roba? Vediamo Rufy. Vabbè, Rufy è stranissimo. Vi posso dire, Rufy fa più strano di CJ. Ragazzi, ed ecco qui, siamo in battaglia. Ah, tra l'altro, piccolissimo aggiornamento, ho cambiato i tasti standard perché si buggavano troppo quelli quelli classici, insomma. E poi perché mi sono reso conto che avevo un dislivello pazzesco, un dislivello incredibile rispetto a chi utilizza i tasti standard all'interno di questo gioco. E quindi purtroppo sì, li ho cambiati. E adesso dovrò praticamente in tutto e per tutto riprendere la mano. Ad esempio non so come si fanno le proiezioni. Ok, perfetto, si fa con R1 più quadrato, va bene. Massimo entusiasmo, vediamo. E là, possiamo fare pure la suprema. Io vorrei vedere la trasformazione, è bellissimo vedere CJ che si trasforma in CJ praticamente. Vai, proviamola a lanciare. Io continuo, raga, sto facendo un casino con i comandi che voi non avete idea. Praticamente io appena fa la... attenzione, voglio provare a trasformarmi. Allora, qui come si fa? Freccetta in alto con i tasti standard più quadrato ad esempio. CJ, trasformati in Super CJ. Che è semplicemente un CJ che cambia aura, niente di più, niente di meno. Allora, raga, casino, veramente casino totale. Casino totale coi tasti. Ah, ok, si fa con R2 cerchio. Ma quanto è strano! Quanto è strano, CJ, aiuto! Ragazzi, ma quanto fa ridere! Ma quanto fa ridere questa roba! Che poi non l'ha manco lanciata la Kamehameha, incredibile. Non l'ha lanciata, raga.
Ma con queste braccia poi tutte che c'è, gli escono tutti i muscoli praticamente dalle braccia a momenti, super poligonali, è incredibile. Allora, facciamo una cosa, andiamo a vedere qualche altro personaggio, va bene? Andiamo a vedere chi altro è installato perché non me lo ricordo. Quindi torniamo in impostazioni di battaglia e andiamo a vedere altri PG. Allora, ricordavo di aver inserito un'altra moda, adesso me lo sono ricordato più o meno, però non ricordo su quale personaggio e lo sto cercando. Però, oddio, forse mi sono ricordato. Shrek is love, Shrek is life. Subito, subito Shrekone, subito. Ed andiamo ad affrontare proprio il buon CJ che prima abbiamo utilizzato e adesso lo utilizzeremo contro. Vediamo l'ingresso di Shrek. No, dai, per favore. Per favore. Yeah, ragazzi, fa riderissimo il fatto che chi sta facendo questi reskin, chi sta facendo questi swap di modelli, cioè, ti stia mettendo a fare queste memate piuttosto magari che provare qualcos'altro. Mamma mia, incredibile. No, però dobbiamo uscire dall'acqua. Allora, come si fa a salire? Con L1, ok. Cioè, raga, io sto letteralmente reimparando a giocare. Cioè, è una roba terrificante. Però ce la farò. Prima o poi andava fatto, purtroppo. Mannaggia, che peccato. Peccato che mi sia fatto. Shrek Flash. Questo è lo Shrek Flash, raga. Cioè, io lo chiamo così. Lo definisco così, lo Shrek Flash. Allora, come si fa? Come si farebbe a parare? Con su quadrato più, oppure R1 oppure sempre cerchio in teoria. Vediamo un attimo. Vabbè, Taioken che serve un cazzo. Ma che se bugga? Ma che se buggato? Se bugga? Ma? Cos'era quel Taioken che non si levava più? Bello così, Shrekone. Bello così. Vediamo, carichiamoci un attimo. Oh, voglio vedere il tornado. Anzi, vediamo la suprema, raga. Vediamo subito la suprema di Shrek. Che ovviamente è sempre top, ci mancherebbe. Però la cosa fighissima è vedere la reskinnata. Mamma mia, quanto è brutto! Mamma mia, quanto sei brutto, Shrek! Madonna santa, quanto sei brutto! Ma poi questi primi piani, raga, mi spaccano totalmente. Qui siamo alla follia. Siamo alla totale follia qui. Raga, andiamoci a fare l'ultimo scontro. Questa volta però ve lo anticipo con un qualcosa di reale, ok? Almeno questa volta. E dimostriamo che qualcosa di vero è iniziato già ad uscire, qualcosa di serio. Perché ci sono gli abiti di Gohan e di Bojack Unbound che sono stati trovati all'interno del datamine. Quindi questi sono del tutto ufficiali. E che sono stati però tramite mod inseriti e piazzati su Gohan ragazzo, su Gohan ragazzino, insomma. Quindi sì, possiamo utilizzare adesso, grazie all'utilizzo di questi reskin, degli abiti su Gohan che prima non erano utilizzabili. Trasformiamolo anche in Super Saiyan di secondo livello. Mamma mia, che figa la trasformazione, bellissima. Eccolo qui, guardate che bello. Tra l'altro questi abiti, ragazzi, ve li ho fatti vedere proprio all'interno del video di ieri, però soltanto come screen. Proprio parlando del discorso datamine dei DLC, insomma. E vi parlavo proprio della questione legata a questi abiti che sono stati trovati all'interno dei file di gioco. E per esempio qualcuno pensava si trattasse di delle mod. Mi è stato detto ad esempio, guarda che questi qui in realtà sono delle mod, questi abiti. Invece no, ragazzi, assolutamente. Questa è la mod, sì, ma è la mod che utilizza gli abiti che sono stati trovati all'interno dei file di gioco. Non il contrario, cioè non è che la mod che ha creato questi abiti e li ha piazzati su Gohan. Ok, infatti qui si vede, questo non è un reskin, questo è proprio un qual... Me l'ero scordato che se c'hai CJ su Goku poi effettivamente Gohan fa la Kamehameha padre figlio con CJ. CJ vero padre di Gohan, ragazzi, dopo questa io credo che possiamo chiudere qui. Ragazzi, queste mod non hanno alcun senso. Per il momento si tratta di reskin, però se dovesse uscire qualcosa di sfizioso ancora una volta ve le provo a portare. E ovviamente, ragazzi, è solo un divertimento al momento attuale, giusto per quanto riguarda veramente swap di modelli e quindi vedere delle scene abbastanza ambigue e strane. Ma per il resto, poi per delle mod
reali, insomma, vere e proprie, bisognerà aspettare un po' di tempo. Bisognerà, credo, proprio sviluppare dei programmi, dei software che vadano a, ad inserire proprio delle mod, a creare delle mod vere e proprie per Spartinzi, un po' come è accaduto poi per i 9 anni precedenti, per i 9 anni, forse un pochino di meno, no, assolutamente, per gli 8-7 anni di Xenoverse. Ragazzi, io vi invito a lasciare un mi piace se il video vi è piaciuto e vi ha divertito, e vi ricordo che noi ci vediamo in live ogni sera, quasi ogni sera, sul mio canale Twitch. Vi aspetto, quindi ragazzoli, c'è un appuntamento prossimo video.